Ce li hai i documenti? Potremmo andare tutti in prigione. Ti sto chiedendo un consiglio, Bob, non il permesso. Se vuoi che diventi più di un giornaletto di famiglia, devi diventare più di un'aziendina di famiglia. Grazie, Arthur, per la tua franchezza. The story of Katharine Graham is the story of a woman finding her voice, and I think Katharine Graham sort of opened up that Pandora's box for all of us to feel comfortable raising our voices and becoming strong women. Ha intenzione di rivelare anni di segreti governativi. Ti sto chiedendo un consiglio, Bob, non il permesso. Early in her life, she was the product of her time. There just weren't very many women in any positions of power. Kissinger mi ha fatto una testa così sulla fine dell'embargo cinese. Forse è il nostro segnale, signore. Until 1971, in Washington, women still left the table when men had their big conversations. Riesci a stare dietro a tutto e eppure hai un lavoro. Come farò? I thought a woman could run a company, which is what makes the story so extraordinary. Andremo in tribunale. Ci aspetta la Corte Suprema la prossima settimana. Ovvero? Potremmo andare tutti in prigione. I had read her book, A Personal History, when I was in my early to mid-20s. It was an incredibly inspiring story. And she, of course, went on to become one of the most powerful women in D.C., the first female Fortune 500 CEO ever. Se non gli facciamo noi le domande scomode, chi gliele farà? Ma non possiamo far loro domande se non abbiamo un giornale. It's remarkable how many women there are in every single department making this movie happen. With Steven, it's a beautiful tribute to Kay. They had us all get together and take a photo with all the women, the crew, producers, actors, and it was really cool because this is a story about a very strong woman. Rischiare il suo patrimonio e l'azienda che è stata la sua vita per tanti anni è un atto di grande coraggio. We felt Katharine Graham's spirit at work in getting all of us to work together. E questa non è più l'azienda di mio padre, capisci? E non è più l'azienda di mio marito. È la mia azienda.